Esatto, esatto. Siamo Lupin e Ami, o Emi. Ami. Ami, ok. E niente, siamo qui, siamo appena arrivati, non abbiamo fatto in tempo ad arrivare che subito lui mi ha placcato per l'intervista, la solita intervista. Raccontaci questo bel Lupin. Ma è un po' diverso rispetto agli altri. Sì, è un po' diverso per il semplice fatto che ormai è catapultato anche lui nella tecnologia. Infatti mi sono creato anch'io il monocolo super tecnologico che ha Lupin nella quinta serie e usa tutte le tecnologie possibili, da appunto il monocolo. Lei è un hacker, è un personaggio che è bellissimo, lei è strutturata molto bene e quindi niente, è molto più moderno, molto più. E poi l'ultima puntata, però non voglio spoilerare per chi ancora non l'ha visto, accadrà un qualcosa che non ve lo dico nemmeno, non ve lo dico. Non ve lo dico. Tu mi dici come accedere alla backdoor? E io rubo qualcosa per te, intendi questo? Ruba me. Vedi, io sono legata qui da catene invisibili. Lascia fare a me. Rapire fanciulle sole e indifese è la mia più grande abilità. Ci parli di Ami? Ami è anche innamorata di Lupin, quindi sì, insomma... Si scopre che c'è questo deboluccio per Lupin, si scopre. Io ho capito che mi sono innamorata di te, Lupin. Questo sia possibile? Io sarò una donna decisamente migliore di Fujiko Mine e tornerò per la tua risposta. Tu mi aspetterai. Certamente, ti aspetterò. Nella serie compare meno il nostro amico caro Zazà. Ma nemmeno così tanto, sai? Zazà è più dietro alle quinte, si vede, però non è catapultato nell'azione magari come era nella quarta serie, ma anche nella seconda, prima. È più dietro alle quinte, quindi vede tutto, controlla tutto, poi agisce nel momento giusto. Però Zazà, il papà, è un papà, perché se, in una puntata sembra quasi un padre che si preoccupa per la figlia. Sì, è vero, sì, si preoccupa per Ami, soprattutto. Sì. Sì. Qualche problema, ispettore? La scuola di Ami non risponde? Eppure ho controllato, il numero dovrebbe essere quello giusto. Se non riesce a contattarla, scriva un'email. No, voglio prima presentarmi ai suoi insegnanti. Come suo genitore? Questi, vabbè, lui è anche con Lupin, ha questo rapporto molto da padre e figlio, è molto buono, è buonetto, è pacioccone. Quindi inoltre c'è anche quella puntata dove Ami, Lupin e Zazà sono nel deserto, esatto, che deserto, si occupano sì. Tutti e due di Ami, quindi è bello. Senti Zazà, se mi dovesse succedere qualcosa, prometti che ti prenderai cura di lei? Sono sicuro che non ti succederà niente, ma te lo prometto. Ti ringrazio, Zazà. Lupin con l'ultima serie, Lupin, esatto. Ritorna alle origini. Esatto, perché è molto molto bella, più della quarta, più della quarta. La quarta è più filosofica, la quinta è molto più piena d'azione... È più figa, ecco, adesso se vogliamo usare dei termini Gigi Giovani. Nell'ultima serie compare molto il sangue. Sì, sì, per il semplice fatto che hanno voluto prendere, come hai già accennato tu, più la versione del manga, perché il manga è molto più violento, molto più, ha delle particolarità molto più spinte, ecco, mettiamola così. Quindi hanno voluto trasporre più la parte manga che quell'anime classica che siamo abituati a guardare in televisione. Quindi più infantile, ecco. Adesso qui è diventato molto più maturo e ci piace questa cosa, ci piace.